Presidente Zecchinelli, un po' la sensazione di un liberale, no? Di chi crede nella libertà, anche nell'impresa, insomma, no? Cioè, ha la sensazione che qui si tenti il solito livellamento, no? Tenti di evitare la competitività e la competizione, esatto, soprattutto. Corretto. Si tenta di standardizzare tutto, tutti devono essere uguali, nessuno deve emergere, che è il contrario della filosofia aziendale o comunque di chi crede nella libertà di impresa. È assolutamente così, direttore, nel senso che a questo tema poi manca anche, diciamo, un approccio economico, no? Allora, mi permetta un inciso, perché il professore parlava del referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, sì. Era nell'87 col nucleare, quindi diciamo, no? E perché poi ci sono voluti 7 anni, no? Perché in realtà in questi 7 anni siamo andati in direzione esattamente contraria, nel senso che lo Stato centrale ha drenato sempre più risorse dagli enti locali, quindi per adesso, diciamo, fino ad ora la tendenza è stata esattamente inversa rispetto alla cosiddetta autonomia. Allora, diciamo che il punto di partenza è che c'è il cosiddetto LOVE, no? Che quindi è il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna, che producono sostanzialmente il 40% del PIL nazionale. Quindi di fatto il disallineamento tra nord e sud è un dato oggettivo che prescinde dalla questione dell'autonomia, e diciamo che è una problematica che ci trasciniamo dietro da 150 anni. Peraltro alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista è stato ricordato che il Veneto, in proporzione al PIL, è sostanzialmente la regione che riceve meno. Allora, qual è la situazione? La situazione è cristallizzata in questo modo. Difatti il principio dell'autonomia è proprio quello che non ci sono più risorse in favore delle regioni più evolute, ma su quelle materie l'allocazione delle risorse rimane la medesima. Quindi qual è il principio? Diventa un principio di responsabilità. Tra l'altro su enti locali che hanno anche l'elezione diretta, per cui naturalmente l'elettorato può immediatamente valutare come viene speso il denaro. Il riferimento che faceva il presidente della Campania, De Luca, alla sanità. La sanità sostanzialmente è quanto di più regionalizzato possibile, perché le politiche di indirizzo sono già regionali, basta vedere com'è la sanità regionale in Veneto, dove il privato convenzionato pesa il 12% rispetto per esempio alla sanità convenzionata lombarda, dove il privato pesa il 50%, quindi sono già due filosofie e due approcci completamente differenti rispetto alla politica sanitaria. Peraltro la questione federale è una consuetudine rispetto un po' alla stragrande parte dei paesi europei. Pensiamo alla Spagna, pensiamo alla Germania, pensiamo alla Gran Bretagna, diciamo che dimostrano di essere sistemi molto efficaci economicamente, perché laddove c'è la possibilità per le persone, per il sistema economico, di valutare come vengono spese le risorse, ovviamente questo è un dato assolutamente positivo. Dirò di più, e qui mi inserisco, direttore, rispetto al ragionamento che faceva lei rispetto alle aziende. Le aziende sono un ecosistema e mutuano le best practice tra di loro. Quindi se ci sono delle politiche efficaci, vincenti, le aziende le copiano. Infatti si dice che l'impresa migliore è quella che copia meglio. È un paradosso, ma in realtà c'è una grande verità. Basta pensare per esempio agli Stati Uniti, al sistema federale degli Stati Uniti, che è spintissimo, ovviamente noi non arriveremo mai a quei livelli, però c'è proprio un sistema per cui gli stati copiano anche la politica fiscale di quelli più virtuosi. Cioè, questo è, io sinceramente, chiaramente come imprenditore rilevo diciamo un vulnus rispetto all'analisi economica di una situazione che non è più procrastinabile, perché, e qui chiudo,
Noi abbiamo avuto per tanti anni un sistema per cui tramite strumenti, per esempio la Cassa del Mezzogiorno, si poteva intervenire in favore appunto di queste che diciamo definiamo diciamo mancate convergenze tra nord e sud. Ma la situazione di bilancio attuale, le regole europee oggi non danno più la possibilità di intervenire in questo modo. Quindi nei prossimi anni i saldi di bilancio consentiranno ben poche politiche di allineamento. Per cui questo è un problema che non può più essere procrastinato, ma va risolto nel giro di un decennio. Ecco, su questo volevo, siccome ne avevo parlato prima con la Presidente Zecchinella, sulla mancanza di manodopera, no? Sulle imprese che hanno bisogno comunque di inserimenti di personale. Ne abbiamo già parlato, Presidente. È cambiato qualcosa nel frattempo? Cioè, perché la situazione è destinata a peggiorare costantemente, ovviamente. La situazione peggiorerà costantemente. Peggiorerà in modo drammatico in Italia, che è la seconda manifattura europea, quindi diciamo che ha bisogno di lavoratori ed ha alcune caratteristiche per cui c'è un mismatch tra le competenze richieste delle aziende e quelle disponibili nel mercato del lavoro. Ricordiamo che in Italia soltanto il 27% dei lavoratori è laureato, insomma in Germania e Francia raggiungiamo tranquillamente il 50%, quindi questo è già un mismatch. In più si unisce a un dato demografico estremamente critico: l'età media italiana è la più alta d'Europa, 48 anni e mezzo. Quindi questa cosa si salda insieme, generando una situazione di grande criticità in Italia. In questo senso è ovvio che l'immigrazione è certamente un'opportunità, ma chiaramente anche qui naturalmente vanno fatti dei distinguo, nel senso che, direttore, lei sa che io qui ho sempre denunciato la circostanza dell'eccessiva giuridizzazione dell'immigrazione, nel senso che non mi stupisco dei 200.000 euro spesi per 16 migranti, perché alla fine questo è l'ordinario, nel senso che ciascun migrante sbarca in Italia subisce, viene coinvolto in un processo di identificazione che poi diventa naturalmente un processo giuridico per verificare in più gradi, per verificare se ha titolo o meno a stare nel paese, arrivando appunto a delle cose estremamente bizzarre, perché questo povero maliano morto a Verona aveva 26 anni, è arrivato minorenne e ancora non avevamo chiarito. Questo è 26 anni, è arrivato minorenne, ancora non si era chiarito se potevo stare o no in Italia. Quindi evidentemente non aveva un lavoro stabile, non riusciva a dimostrare. Allora, diciamo che il fatto di lavorare, e questa è una delle criticità, il fatto di lavorare non consente di chiarire la posizione giuridica uno può ottenere o meno asilo, perché questa condizione non scaturisce dal fatto che lavori oppure spacci, ma scaturisce la circostanza che egli veramente al suo paese sia in pericolo di vita o comunque sia soggetto a persecuzioni. Quindi il fatto che qui abbia uno stile di vita assolutamente corretto, rispettoso delle leggi e sia anche un buon lavoratore, diciamo dal punto di vista tecnico, non pesa sul suo titolo di stare o meno in questo paese. Quindi ovviamente qual è il punto? Il punto è che ci troviamo di fronte a una situazione completamente nuova, che è quella appunto che accennavo, che è quella della demografia, e invece soluzioni giuridiche che sono molto vecchie. Quindi a questo punto qua, dal punto di vista del sistema delle imprese, la necessità è che sono delle procedure che vanno snellite al massimo, e tutte queste persone che sbarcano vanno inseriti in processi di formazione. La formazione che peraltro è un costo importante. E giustamente il sistema delle cooperative, che è stato quello che si è sposato nella consuetudine italiana, ha dimostrato di non essere efficace.
ma è ancora quello attualmente vigente, insomma, dico al sindaco Mestriner, le cooperative sono ancora l'ordinario sistema di gestione di chi arriva in Italia in maniera irregolare. Grazie Presidente. Presidente Zecchinelli, no, Presidente, prego. Io voglio solo fare una rapida chiosa, nel senso che vorrei rassicurare che il Veneto non è il luogo con gli stipendi più bassi d'Italia, anzi il Veneto è la terra del super minimo, quindi tra l'altro è una terra dove l'intervento sul cuneo fiscale lascia fuori più lavoratori. Quindi non è affatto vero che il Veneto ha gli stipendi più bassi, non è affatto vero che c'è un'emorragia clamorosa di laureati, di medici e quant'altro, perché purtroppo di medici ce n'è pochi di base, quindi è una cosa del tutto sbagliata. Purtroppo la questione salariale è invece più complessa, perché chiaramente il salario non è il costo del lavoro e questo è un problema italiano. Nel senso che io non contesto la natura del corpo intermedio, il lavoro che facciamo da parte datoriale noi e da parte dei lavoratori CGL e UIL, peraltro va detto che comunque l'unità sindacale in Italia non esiste più, insomma, quindi ormai le posizioni non esiste più, quindi insomma, è importante notare anche questo, che ci sono anche da parte dei lavoratori delle visioni divergenti. D'altra parte però rilevo anch'io, insomma, che alcuni interventi di natura spiccatamente politica delegittimano l'attività del corpo intermedio, che insomma che deve essere principalmente di natura economica, insomma. Questo poi per carità, ognuno interpreta il suo ruolo sociale nel modo che crede. Però il tema salariale è un tema che non può essere affrontato dicendo che abbiamo i salari più bassi, perché bisogna capire perché. Perché questa cosa sta nell'ambito della capacità di competitività del nostro sistema. Che interessa il fatto che in Italia l'energia elettrica si paga il 70% in più rispetto a quanto paghi un collega imprenditore francese, il 45% in più rispetto a quanto paghi un'impresa tedesca, il 35% in più rispetto a quanto paghi un'impresa spagnola. Questo è frutto di che cosa? È frutto di mancate politiche industriali. Il salario è l'ultimo elemento, nel senso che se tu sei competitivo, però produci valore, ha fatto sì che l'Italia nei 30 anni che hanno esaminato, insomma, certo, gli stipendi da noi non sono aumentati, e quindi dire che dopo aggiungo un'altra che in Italia è quel paese dove le imprese sono finanziarizzate di più, hanno fatto dei profitti che se li sono portati fuori, non li hanno reinvestiti qua, e questo è un altro dato di investito sui lavoratori, come in Germania, in Francia, il salario più alto in Germania, in Francia, in Svizzera, in Portogallo, cioè in qualsiasi paese siamo il fanalino di coda. Non puoi giustificarlo sul costo dell'energia elettrica. Lo giustifico perché il ragionamento che fai tu sui 30 anni è sul netto, perché se tu quel ragionamento lo fai sul lordo, se tu applichi ai lordi salariali l'imposizione della Lituania, ti garantisco che noi diventiamo i numeri uno per stipendi in Europa. Ok? Quindi la problematica salariale è molto più complessa. Basta far pagare tutti le tasse, non solo i lavoratori. Allora, intanto attenzione, che in Italia due cose sono successe in questi anni. Uno, l'evasione fiscale è diminuita. È vero. Va bene? Ma che cosa dici? È diminuita del 20%. Anche quest'anno 100 miliardi. Attenzione, ma scusami, un'altra cosa, Presidente. Il gettito fiscale è sempre aumentato. La contribuzione, l'unica cosa che aumenta sempre, inevitabilmente. Chi ha dato il gettito fiscale? La percentuale, l'80% è dato da chi? Dalle imprese. Intanto, Pinocchio, le imprese, un cavolo che contribuisce al benessere dello Stato e alla sanità pubblica e alle scuole. L'80% del gettito è dato dai lavoratori e dai pensionati. Direttore, di frode all'affermazione del genere, io faccio un passo.